tutta la storia di come la reliquia è arrivata qui, appunto, è un po' ancora piena di buchi. Questa ipotesi del comandante delle truppe spagnole è un'ipotesi verosimile che può essere approfondita. Quello che voi sapete bene è tutta la questione della donazione angelica, del documento che nel 1640-45 fu redatto qui da questo cappuccino donato da Bomba, che racconta, andando indietro di 150 anni, come un pellegrino angelico fosse arrivato, avesse consegnato a un certo dottor donato Giacomo Antonio Leonelli, il quale poi l'aveva venduta, lui, la sua famiglia, insomma, ha donato Antonio di Fabrizis. Insomma, la storia qui ci dice che sostanzialmente si cerca di ricondurre a prima del 600 l'arrivo a Manoppello di questa reliquia, perché tra l'altro Manoppello era subito oltre il confine dello Stato della Chiesa. Quando all'epoca il Papa era non solo Papa ma anche re, aveva anche un potere temporale, lo Stato della Chiesa arrivava praticamente fino al limitare di Manoppello. Manoppello invece era oltre, faceva parte del Regno delle Due Sicilie e quindi sostanzialmente era fuori della giurisdizione del Papa. Stando qui questa reliquia, il Papa poteva chiedere ma non poteva intimare la restituzione nel caso avesse scoperto che stava qui, ma i possessori dell'epoca, i frati cappuccini dell'epoca, i paesani dell'epoca se ne guardarono bene, quindi a quello che ci risulta non arrivò mai notizia che c'era questa icona, questa reliquia, questo oggetto qui in Vaticano. Ma mettiamo pure fosse arrivata, il Papa non aveva un potere giurisdizionale su questo territorio. Questo è un altro dei motivi che probabilmente ha fatto sì che il volto santo sia rimasto qui e non sia né tornato a Roma né abbia fatto altre strane fini. Quindi tutta la storia che conosciamo, tradizionale, qui a Manoppello, è legata a questo documento di Donato da Bomba, che racconta appunto delle vicissitudini di questo velo, famiglia Leonelli che lo vide e lo conservò con cura, poi andò a finire nelle mani di uno che invece era un soldato, che andò in galera a Chieti e che lo fece vendere dalla moglie per poter essere riscattato. Insomma, arrivò dal dottor Donato Antonio De Fabrizis, il quale lo donò ai cappuccini di Manoppello. Ma la cosa curiosa è che i cappuccini si trasferirono a Manoppello nel 1638, cominciarono a costruire questo santuario ben prima di quando, secondo questa storia, il velo gli fu dato in consegna. Ora, mettersi a avviare una cosa del genere, con l'avvio di una nuova comunità, con la costruzione di una chiesa e così via, senza che questo oggetto fosse già in possesso, risulta un po' curioso, perché io non metto a costruire una roba del genere che deve essere un santuario se non ho l'oggetto che farà poi il cuore del santuario. Quindi è molto invece probabile che tutto questo fosse stato già concordato prima e che il rogito notarile, la cosa del 1645, sia divenuta soltanto un qualcosa che era successivo. Quindi a questo punto tutta la vicenda locale la conoscete bene e non ve la sto a raccontare, ma in ogni caso è una vicenda curiosa proprio per tutta la serie di notizie che conosciamo e che vengono aggiunte via via da questo frate. Successivamente abbiamo un altro episodio curioso, sempre di frati, che staccano i vetri, perché già dall'epoca si sa che erano due i vetri, quindi era trasparente l'immagine, staccano i due vetri per pulirli e l'immagine improvvisamente scompare. Questo si squaglia di paura, la rimette a posto e l'immagine ricompare. Questa stessa cosa avviene dopo un po' di tempo e da quel momento, quindi da metà del Settecento, non è mai stata fatta più nessuna riapertura, soprattutto adesso dopo il nuovo reliquiario, che quindi ha sigillato in qualche modo, non in maniera che l'aria non può entrarvi, quindi non è sigillato in termini di microclima, ma sigillato nel senso che per smontarlo e tirare fuori il velo bisognerebbe dissaldare tutta la cornice esterna, tutta la cornice argentea, quindi sarebbe un lavoretto non da poco. Per una reliquia che viene sempre esposta è un problema non da poco. Avete visto quali problemi ci sono per poterla vedere in maniera riservata. La Sindone ha molti meno problemi sotto questo aspetto. Volto Santo, se volesse essere posto sotto una ricognizione seria, la cosa diventerebbe immediatamente nota, perché non sarebbe più sull'altare, ma insomma sarebbe portato da qualche altra parte, quindi chiunque lo verrebbe subito a sapere. Presumibilmente questa motivazione, la motivazione di questo strano e curioso fatto è dovuta... Immaginate come le diapositive. Se voi prendete una diapositiva, adesso non si usano più ma un tempo si usavano, e la poggiate su un tavolo, l'immagine non si vede perché ha bisogno della luce.
probabilmente anche il velo, una volta appoggiato su un tavolo, diventa un qualcosa di invisibile, diventa solo un telo. Questo fu forse il motivo. Però è anche vero che questi frati che all'epoca lo aprirono si spaventarono talmente tanto che non stettero a fare tante riflessioni. Immediatamente la rimisero al posto suo, la richiusero e là è rimasta. Questo però ci pone il problema della impossibilità di fare indagini, tra virgolette, invasive, cioè che tocchino effettivamente il velo, perché essendo stato racchiuso da circa 2 secoli e mezzo, si è creato presumibilmente un microclima che ha fatto forse aderire questo velo a questi vetri, non direttamente ma attraverso magari qualche muffa, qualche piccola cosa, qualche sostanza, qualche cosa. Quindi il rischio nel momento in cui si andassero a tentare di aprire sarebbe effettivamente molto forte. Mi è stato detto che ci sono nuove strumentazioni che permettono di fare studi non invasivi, cercando di ricondurre anche a una spiegazione il tipo di tessuto e altre cose, però io francamente di questo non ho molta competenza, quindi lo lascio agli esperti. Ora, tutto questo quindi ci fa essere certi che il velo ha una storia, c'ha alcuni passaggi un po' curiosi, come questo che vi dicevo del velo che scompare, ma c'ha soprattutto una fedeltà del popolo di Manoppello e dei dintorni nei suoi confronti, che quasi quasi ha fatto anche essere geloso questo popolo per molto tempo. Si narra che appunto un po' di anni fa fu fatto un tentativo di peregrinazio del Volto Santo, come quando si fa la peregrinazio Maria che si porta la statua della Madonna o l'icona della Madonna. Quello che ho letto è una cosa che non so quanto sia reale, ma insomma sembra abbastanza verosimile, è che la prima volta la reliquia partì e andò in uno di questi paesi qua attorno per essere venerato. Tornò, la domenica dopo doveva fare un altro viaggio e trovò invece il vescovo che la voleva portare, trovò i contadini coi forconi che gli impedirono di portarlo via, perché il timore è sempre quello. Forse qualcuno di voi si ricorda che quando venne qui il Papa Benedetto XVI serpeggiò nella popolazione il timore che venisse a riprenderselo, che insomma con l'elicottero tornando si portava pure il Volto Santo, che dice questo è mio, sta a Roma. Questa paura serpeggiò, ovvio che era una paura assolutamente irreale, però non è che tra quelli magari più anziani d'età non ci sia ancora questo sospetto, e questo fa essere anche molto sospettosi nei confronti di chi viene a studiare, come Sor Bandina ben conosce, e insomma tanti problemini ci sono comunque sempre. Quindi su questo è anche vero che gli studi sono così in ritardo, proprio perché con questa, chiamiamola gelosia di fondo, comunque questa poca attenzione, in qualche modo anche disattenzione da parte di chi avrebbe dovuto forse approfondire queste cose. Però siamo arrivati al 2011 e in realtà non è che ne sappiamo molto, sono tante delle cose che conosciamo, sono state dovute alla buona volontà di persone come Sor Bandina, come Pfeiffer, come Padre Resch, in qualche modo indegnamente mi ci metto anch'io in questa sequenza di persone, che hanno effettivamente approfondito. Poi ci sono stati aiuti anche di colleghi giornalisti come Paul Budd ed altri che hanno reso più noto questo evento, però appunto diciamo chi effettivamente sia andato negli archivi, chi abbia fatto delle ricerche per tentare di mettere qualche piccolo tassello in più, non è che sia una pletora di persone, sono 4-5 che si sono rimboccati le maniche, e a questo punto effettivamente c'è bisogno di persone in più. Alcuni che hanno fatto delle ricerche anche l'anno scorso, Lorenzo Bianchi ed altri, hanno fatto ricerche che dovevano mettere in luce delle cose, ma che io sappia ancora non hanno raccontato cosa hanno scoperto. Passato un anno, stiamo ancora aspettando che ci dicano che cosa hanno messo in mostra. Quindi c'è un po' anche alle volte, questo mi permetto di dirlo, di leggerezza comunque nel considerare questa reliquia come qualcosa che si può studiare a tempo perso, così, perché è una delle tante cose su cui è divertente occuparsi. Se invece questo è vero, come io penso che sia, è la cosa più straordinaria che esiste al mondo, perché gli ingrandimenti ad esempio ci permettono di dire che non esiste un oggetto simile al mondo. Quando andate a vedere, questa ogni tanto parte, ma comunque la sapete, cioè gli ingrandimenti li conoscete, i fili li conoscete, l'immagine, il colore non c'è, eppure se voi andate a guardarla l'immagine sembra tutta colorata. Com'è possibile che sia tutta colorata quando i fili non portano colore? È uno dei misteri. Com'è possibile che siano sovrapponibili tante icone del passato, tante immagini del passato al Volto Santo e viceversa, come se fosse una iconografia ormai consolidata? Secondo Pfeiffer, appunto, è una iconografia consolidata sin dal V-VI secolo.
fino ai tempi d'oggi. Questa è la vera immagine di Gesù, coi capelli, con la scriminatura al centro, con la barba, con determinate caratteristiche, che il volto santo classico, quello lì, quello lì che vi dicevo appunto della passione, quello con le immagini delle lacrime e così via, non ha. Quindi in tutto questo la scienza oggi può dire sicuramente qualche altra cosa in più, cercando di fare in modo che le scoperte, vi faccio vedere solo appunto tanto per... Questa è per esempio la sovrapposizione. Se vedete queste due, un affresco e una icona orientale, il volto si va a sovrapporre perfettamente, basta solo ingrandirlo un po', spostarlo un po', ma insomma questo è l'affresco del IV secolo, questa è l'icona di Novgorod del XII, e come queste ce ne sono tantissime altre di immagini che permettono di poggiarci sopra, orientandolo bene, questo è anche un lavoro di padre Resch, il velo, e danno una ricchezza di colore, di vivacità, di vita. Quindi diciamo che la scienza oggi può andare avanti a approfondire tutto questo. E allora, questo è solo un tentativo di riassumere in un'oretta le tante tessere del mosaico che pian piano dovrebbe dimostrare questo volto. Le tessere del mosaico mi sembra che si siano composte. La sfida lanciata all'inizio della conversazione, quindi questo giallo che si rivela un vero giallo, ma anche con una soluzione realistica, è giunto all'epilogo. La conclusione che credo condividiamo tutti è che questo è veramente il volto di Gesù, il volto santo del risorto. E allora, per concludere, vorrei citarvi una cosa che mi ha colpito molto quando l'ho letta per la prima volta, come ha colpito Sol Brandina, come ha colpito altri. Una frase della mistica Maria Valtorta, che con le parole attribuite alla Madonna riassume l'invito al quale ciascuno di noi è chiamato a rispondere. Ricordatelo questo, Pietro, per le ore in cui ti sembrerà che il demonio sia più forte di Dio. Dio era prigioniero degli uomini, già oppresso, condannato, flagellato, già morente. Eppure, poiché anche fra le più dure persecuzioni, Dio è sempre Dio, e se sarà colpita l'idea, intoccabile è Dio che la suscita, ecco che Dio ai negatori, agli increduli, agli uomini degli stolti perché dei colpevoli non può essere, dei sacrileghi, ciò che io non comprendo, non è vero, risponde senza parole con questo lino. Guardalo. In un altro brano, la Valtorta dice che Gesù le ha spiegato il motivo per cui c'è la sindone, il motivo per cui c'è il volto santo. La sindone è la testimonianza che Cristo è veramente morto, il volto santo è la testimonianza che Cristo è veramente risorto. In questa simbiosi fra questi due teli, fra questi due veli, fra questi due oggetti, fra queste due reliquie, c'è in sostanza l'intera storia della salvezza. Cristo è veramente stato un uomo, è veramente stato messo a morte, è veramente morto, ma è veramente anche risorto. La prova della sua risurrezione, se tutto questo che stiamo dicendo è vero, è qui a due passi. È nel volto santo che chiunque di noi adesso può andare a vedere. Grazie.